Giuliano in Campania, provincia di Napoli. Sono tornati a protestare i circa 350 profughi ospitati in questo albergo vicino al mare. Non ho bisogno di medicine, ça fait longtemps on est là. Depuis moi-même, si venu, si tombé malade, mais quand j'ai demandé, les médecins vont venir, mais je suis là, je n'ai pas vu les médecins d'abord. Ve li ricordate? Solo 20 giorni fa avevano quasi distrutto la struttura lamentandosi del cibo non buono e del pocket money non ricevuto, i 2,50 euro giornalieri a cui hanno diritto. Money we didn't have, clothes we didn't have. Questa volta invece il problema sarebbero le impronte digitali che non sono state ancora prese. Se non hai documenti in Italia o in Europa, non vai a poter lavorare. Beh, c'è ça oggi. On a fait les trucs, manifestations. Everything no good. Even this stuff they give our brothers, they are washing every day. They are washing that stuff. They are using that. Erano intervenuti i proprietari dell'albergo. Pensate a dire grazie, non dire solo lamentare. E i gestori si erano difesi così. Qui si sta, a quanto si sta, a quanto bene, perché una struttura 5 stelle hanno tutti i servizi dall'A alla Z. Una volta nessuno dell'albergo ha voluto parlare con noi. I cittadini che vivono nelle vicinanze invece vogliono dire la loro, perché non ce la fanno più. Troviamo a meno di 10 metri, urlano, si mettono dai tetti in mutandine, urinano dai tetti, litigano tra di loro, bloccano il viale alla nostra uscita, siamo quindi impauriti, chiusi nelle nostre case. Adesso penso è il momento di dire basta, siamo stanchi. Siamo stanchi non degli immigrati, non di chi li ospita, ma siamo stanchi di chi ci ha messo in questa condizione, di chi ha portato l'Italia a zero.